In questo episodio esploreremo l'eccezionale storia di una delle culture più antiche e particolari del mondo, il Giappone. Uno degli aspetti più evidenti della sua storia è che non fu mai colonizzato e quindi ha conservato completamente le sue tradizioni. Lavoro in Giappone. Adoro quella nazione. È un privilegio vivere lì. Credo che il Giappone abbia trovato soluzioni ad alcuni comuni problemi dell'uomo prima e meglio di molti altri paesi. Situato di fronte alla costa orientale dell'Asia, il Giappone è oggi uno dei paesi più sviluppati e urbanizzati del pianeta. Ciò nonostante, mantiene saldamente le sue preziose e antiche tradizioni, molte delle quali risalgono a più di 1000 anni fa. In questo episodio ripercorreremo i punti salienti degli ultimi 1500 anni della storia giapponese, attraverso la descrizione di 10 delle creazioni architettoniche più straordinarie del paese. Il nostro racconto ha inizio nell'VIII secolo d.C., quando la cultura giapponese cominciò a fiorire in seguito alla diffusione di una nuova religione, il buddismo, proveniente dall'India. In Giappone esistono numerosi splendidi edifici buddisti, ma fra tutti il più bello in assoluto si trova nell'antica città di Nara. Collocato nel cuore di quella che un tempo era la capitale, il Tempio Todaiji, risalente alla metà dell'VIII secolo d.C., è indubbiamente uno dei tesori culturali più importanti del paese. Todaiji è uno dei templi più belli del mondo. Immaginate una società pre-industriale i cui edifici contavano al massimo 2 piani e poi c'era questo tempio che svettava sulla pianura di Nara. Era enorme e ancora oggi ispira meraviglia in chiunque lo ammiri. In particolare, la famosa grande sala del tempio ha delle dimensioni veramente straordinarie. Lunga quasi 60 metri, larga circa 50 e alta oltre 45, venne costruita più di 1250 anni fa e mantiene tuttora il primato di costruzione in legno più grande del mondo. Tuttavia, l'edificio in origine era molto più ampio. Dopo essere stata distrutta da incendi e ricostruita per ben 2 volte, la grande sala attualmente è del 30% più piccola rispetto alle dimensioni originali. La struttura della sala e in generale quella dell'intero tempio Todaiji è strettamente simmetrica, in accordo con gli antichi principi architettonici cinesi. Si credeva che la simmetria riflettesse l'ordinata natura del cosmo e che aiutasse i fedeli a concentrare la propria attenzione sul Buddha, collocato all'interno della grande sala, nell'esatto centro del tempio. Questo grande Buddha di bronzo, magnificamente sereno, è alto oltre 15 metri e ha un peso di circa 500 tonnellate. La sua costruzione, voluta dall'imperatore giapponese Shōmu più di 1250 anni fa, fu un'impresa titanica, come ci spiega il monaco più anziano del Todaiji. Fu un'opera di ingegneria incredibile per l'epoca, soprattutto se consideriamo le condizioni in cui versava a quei tempi il paese. In quel periodo il Giappone non era allo stesso livello culturale o economico della Cina. Era molto più arretrato. Per questo motivo l'imperatore faticò sicuramente molto per finanziare la costruzione del grande Buddha. È incredibile che sia riuscito a erigere questa enorme statua così tanto tempo fa, 1300 anni or sono.
Le ragioni per le quali l'imperatore ordinò la costruzione della statua furono una serie di raccolti disastrosi e un'epidemia di vaiolo che avevano devastato il Giappone, uccidendo probabilmente circa 1 milione di persone. Costruendo questo gigantesco Buddha all'interno del tempio Todaiji, l'imperatore avrebbe persuaso Buddha a proteggere il fedele popolo giapponese da ulteriori calamità. Chissà, forse Buddha decise di sorridere al Giappone proprio grazie alla religiosità della nazione, perché nei secoli successivi il paese e la sua civiltà prosperarono. Il buddismo ovviamente non è l'unico credo religioso ad aver plasmato la cultura giapponese. Ugualmente importante è la religione autoctona del Giappone, lo shintoismo, praticata già ben prima dell'arrivo del buddismo. A differenza del buddismo, il credo shintoista è incentrato su una moltitudine di esseri spirituali invisibili con poteri divini chiamati kami, che si ritiene abitino il mondo naturale e influenzino la vita degli uomini. Questi due sistemi religiosi, a ogni modo, non si escludono affatto a vicenda. E fin dagli albori del buddismo a oggi, il popolo giapponese generalmente non ha coltivato solo uno dei due culti, ma entrambi. Non esiste modo migliore per assaporare la loro influenza culturale che visitare la città più ricca di storia del Giappone, Kyoto. Capitale del Giappone per oltre 1 millennio, dal 794 d.C. alla seconda metà del XIX secolo, Kyoto è nota sia per i suoi innumerevoli templi buddisti, sia per i suoi santuari shintoisti. Uno dei luoghi di culto più belli della città, il Fushimi Inari Taisha, è dedicato per esempio al dio del riso, che se venerato come si spetta, può assicurare qualcosa di vitale importanza per il Giappone, un buon raccolto. Il più maestoso santuario shintoista, tuttavia, celebra qualcosa che è considerato persino più importante del benessere della nazione: la famiglia imperiale giapponese. Nonostante l'aspetto antico, il santuario Eian venne eretto soltanto nel 1895. È una replica del palazzo imperiale di Kyoto del 794 d.C., che venne distrutto dopo un incendio. Curiosamente, il tempio è dedicato soltanto al primo e all'ultimo degli oltre 70 imperatori che hanno governato da Kyoto. Il primo nell'VIII secolo e l'ultimo nel XIX. Oggi cade l'equinozio di autunno ed è in corso una cerimonia che celebra questa importante ricorrenza, poiché è il giorno in cui si ricordano i propri antenati. Durante la cerimonia, i sacerdoti shintoisti presentano delle offerte agli spiriti dei due imperatori. In cambio, sperano che i due sovrani divini continuino ad assicurare il benessere del Giappone e di tutta la popolazione. Le celebrazioni come questa non sono cambiate molto dai tempi in cui il palazzo imperiale originale venne costruito per la prima volta. La musica e l'abbigliamento dei sacerdoti risalgono a oltre 1 millennio fa. Originariamente, gli abiti indossati oggi dai sacerdoti shintoisti erano appannaggio degli aristocratici che formavano la corte del palazzo imperiale. La miglior descrizione della vita a corte durante il cosiddetto periodo Heian, che durò dal 794 al 1185 d.C., la troviamo nel primo romanzo del mondo, La storia di Genji, scritta nell'undicesimo secolo da una dama di compagnia del palazzo imperiale, Murasaki Shikibu.
La storia di Genji è un libro importantissimo. Dovremmo leggerlo tutti, sebbene sia molto lungo, ma tanti ne leggono solo i primi 10 capitoli, persino chi studia il Giappone. Ci mostra una società fatta di estremo lusso, di tessuti squisiti, con uno straordinario livello culturale, in grado di creare un poema in un batter d'occhio. Il sofisticato stile di vita delle corti aristocratiche e in generale le glorie del periodo Heian sono certamente riflessi negli splendidi edifici del santuario Heian, anche se il palazzo non è l'originale, ma è stato ricostruito solamente nel 1895. Il più celebre e straordinario dei pochissimi edifici risalenti al periodo Heian rimasti ancora intatti si trova in campagna, poco distante da Kyoto. Il padiglione della Fenice, patrimonio dell'umanità UNESCO, è l'unica costruzione originale rimasta del tempio buddista Byodo-in. Il resto bruciò durante la guerra civile del 1336. Il padiglione venne eretto nel 1053 da Yorimichi Fujiwara, primo consigliere dell'imperatore di Kyoto, come tempio privato per la sua villa di campagna. Come molti altri nobili giapponesi del periodo Heian, Fujiwara era seguace di una particolare setta buddista che prometteva la salvezza nella terra pura, cioè il paradiso, non grazie alle buone azioni o alla meditazione, ma attraverso la semplice fede nel Buddha Amida. Esisteva un rituale ben preciso che conosciamo da testimonianze scritte. Legavano una corda all'immagine del Buddha Amida all'interno del santuario e si sedevano sulla sponda opposta del laghetto stringendo in mano l'altro capo. Credevano che alla loro morte Buddha li avrebbe trasportati, grazie alla corda, nella terra pura. Sebbene il nome ufficiale sia Sala di Amida, l'edificio che ospita il Buddha è stato soprannominato per secoli Padiglione della Fenice. Il motivo principale sono le statuette che ne decorano il tetto. Inoltre, osservando la costruzione dall'alto, possiamo facilmente notare che l'intera struttura ha la forma di una fenice. Il corpo è al centro di due ampie ali che si aprono sui lati e dietro c'è la coda. La fenice simboleggia la rinascita nel buddismo giapponese e anche l'eterno ciclo di vita e morte. Ecco perché fu scelta questa immagine come tema ricorrente, sia nella struttura che nella decorazione del padiglione della Fenice, che è la struttura principale di questo tempio. Volevano essere guidati da questo uccello nella terra pura dopo la morte. Inoltre, tutti i buddisti giapponesi credono che la terra pura sia situata in direzione occidentale, cioè proprio dietro il padiglione della Fenice. Perciò coloro che sono ancora in vita possono venire qui, sul lato est del laghetto, e rivolgersi a ovest per pregare. Il carattere incredibilmente spirituale del popolo giapponese, che si riflette nella struttura di questo meraviglioso edificio, è soltanto uno degli aspetti che caratterizzano questo paese. Molto spesso il destino del Giappone è stato determinato non dalle sue pacifiche idee religiose, ma da brutali conflitti. Ogni anno l'antico mondo dei guerrieri samurai e degli shogun che hanno plasmato la storia giapponese torna in vita durante il Jidai Matsuri, una grande processione attraverso Kyoto che celebra i 1200 anni di storia della città. Il primo degli shogun giapponesi, ovvero i leader militari, fu il guerriero Yoritomo Minamoto, che ottenne questo titolo dall'imperatore nel 1192 come riconoscimento per il suo valore militare.
Da quel momento, per quasi 700 anni, gli shogun furono i veri sovrani del Giappone, mentre l'imperatore divenne una figura di rappresentanza. La prima sede del potere degli shogun fu Kamakura, vicina all'attuale Tokyo. E dopo il 1192, sebbene Kyoto fosse ancora la capitale ufficiale in quanto residenza dell'imperatore, Kamakura divenne il vero centro del potere giapponese. Per ringraziare gli dei che lo avevano aiutato a diventare shogun, Yoritomo Minamoto eresse un grande tempio shintoista nel centro di Kamakura, che ancora oggi è uno dei più famosi edifici dell'intero Giappone. Collocato al termine di un viale lungo oltre 1,5 km, il santuario Tsurugaoka a Chimangu nel 1192 venne dedicato dal primo shogun del Giappone ad Achiman, dio della guerra in parte shintoista e in parte buddista, che nei secoli seguenti diventò il protettore di tutti i samurai giapponesi. 800 anni dopo, il tiro con l'arco a cavallo era una fra le più importanti arti marziali e veniva praticato da ogni grande samurai. Ancora oggi, questa antica tecnica di tiro con l'arco, nota come Yabusame, rivive ogni anno nei pressi del santuario. Lo Yabusame venne introdotto per la prima volta dal primo shogun, sia come esercizio di addestramento militare per i suoi samurai, sia come intrattenimento per compiacere il dio della guerra. Oggi lo Yabusame viene praticato come una sorta di arte marziale semi-religiosa da devoti atleti che devono allenarsi per anni per padroneggiare quest'arte. Prima dell'inizio dell'esibizione, tutti gli arcieri vengono solennemente benedetti dai sacerdoti shintoisti e i loro archi e le frecce vengono purificati per l'occasione. All'inizio dell'esibizione, l'obiettivo degli arcieri è di scagliare con precisione le proprie frecce per colpire i tre bersagli posti lungo il tracciato. L'altezza dei bersagli è progettata per replicare il punto ideale a cui mirare per colpire un samurai nemico, anche egli in sella al suo cavallo. Armatura ed elmo, infatti, proteggevano il corpo e la testa, ma non il collo. Colpire anche uno solo dei bersagli mentre il cavallo è al galoppo è molto difficile e soltanto gli arcieri più esperti riescono a centrarli tutti e tre. Oggi, come sempre, alcuni arcieri non hanno colpito neppure un bersaglio. Saranno sicuramente delusi, ma secoli fa questo errore sarebbe stato loro fatale. In passato, gli arcieri samurai che fallivano nello Yabusame provavano una tale vergogna per aver disonorato lo shogun e gli dei da praticare il seppuku, il suicidio rituale. Dopo il crollo dello shogunato di Kamakura nel 1333, esercitarsi nell'arte della guerra divenne ancora più importante per i samurai giapponesi, in quanto, dalla seconda metà del XV secolo, il Giappone affrontò una lunga guerra civile, che durò per circa 100 anni. Alla fine del XVI secolo, un gruppo di guerrieri al comando di grandi eserciti ebbe l'opportunità di unificare il Giappone. Colui che riuscì in questa impresa fu lo spietato Ieyasu Tokugawa.
In un mondo in guerra bisogna essere spietati per sopravvivere. Definiamo questo periodo di 150 anni come un periodo in cui il potere venne rovesciato dal basso. Non c'era spazio per i deboli. Nell'ottobre del 1600, infine, ebbe luogo la battaglia decisiva. Due grandi eserciti, composti da oltre 75.000 soldati ciascuno, si scontrarono presso lo strategico passo di Sekigahara. Le armi da fuoco, recentemente introdotte in Giappone, avevano ormai trasformato l'arte della guerra, rendendola ancora più sanguinosa. Ieyasu Tokugawa vinse la famosa battaglia di Sekigahara, nella quale rimasero uccisi all'incirca 30.000 samurai. Sekigahara fu la battaglia in seguito alla quale, finalmente, Tokugawa Ieyasu poté aspirare al titolo di shogun. Aveva portato la pace e non si sarebbe mai più verificato un conflitto di tale portata e con due forze opposte così grandi in futuro in Giappone. Per ricompensare i vari signori della guerra che lo avevano aiutato durante la battaglia di Sekigahara, Ieyasu Tokugawa ridistribuì le terre e le proprietà dei nemici sconfitti ai suoi sostenitori. Anche molti dei grandi castelli feudali del Giappone cambiarono proprietario in quel periodo. Per gran parte del lungo periodo della guerra civile giapponese, i castelli erano stati costruiti quasi solo in legno. Ma quando furono introdotte le armi da fuoco, i guerrieri dovettero erigere costruzioni più resistenti, in pietra. Solitamente con un'alta torre centrale, protetta da potenti mura e torri di guardia. Fra tutti i magnifici castelli del Giappone, il più elaborato e spettacolare esempio arrivato fino a noi si trova nella piccola città di Himeji. Il castello di Himeji assunse il suo aspetto attuale soprattutto nel decennio successivo alla battaglia di Sekigahara del 1600. Ieyasu Tokugawa lo offrì al genero come ricompensa per l'aiuto ricevuto in guerra e lui lo ricostruì completamente, rafforzandolo ed espandendolo enormemente e trasformandolo nel castello più grande del Giappone. Il castello di Himeji era una costruzione quasi perfetta dal punto di vista militare. Uno dei suoi punti di forza erano i tre fossati che lo proteggevano. All'interno del fossato centrale c'era la residenza del Daimyo e lì venivano anche custodite le armi e le munizioni. Negli altri due fossati erano a distanza circa 2.000 samurai che proteggevano il castello. Gli unici passaggi per attraversare i fossati erano alcuni cancelli, i quali erano estremamente facili da difendere per i samurai. In caso di attacco, i cancelli sarebbero stati chiusi. I soldati quindi sarebbero rimasti intrappolati e sarebbero stati colpiti da ogni lato. Era una costruzione estremamente efficiente. Inoltre, i passaggi all'interno del castello erano molto tortuosi e sarebbe stato difficile per gli invasori raggiungere la torre centrale. Ad ogni modo, il castello di Himeji non venne mai attaccato e le sue notevoli difese non furono mai testate. Non appena il castello venne completato, il Giappone entrò nel più lungo periodo di pace della sua intera storia, che perdurò per i successivi 250 anni. L'atto finale della guerra ebbe luogo tra il 1614 e il 1615, quando Ieyasu Tokugawa inviò un vasto esercito di 150.000 uomini in quella che oggi è la seconda maggiore città del paese, Osaka, la roccaforte dell'ultimo condottiero che oppose resistenza allo shogun Tokugawa. L'imponente castello di Osaka, che qualche secolo più tardi venne quasi totalmente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, fu circondato dall'esercito di Tokugawa e assediato per mesi. Alla fine, le sue difese crollarono e per evitare di essere catturato vivo, l'ultimo rivale di Tokugawa decise di praticare il seppuku, il suicidio rituale.
L'anno successivo, Ieyasu Tokugawa morì all'età di 73 anni. Come guerriero e generale, aveva preso parte a circa 90 battaglie, ma in qualche modo era sopravvissuto a tutte e morì serenamente nel proprio letto. Collocata sulle montagne a nord di Tokyo, la tomba di quest'uomo, che anche dopo la morte continuò a esercitare un'enorme influenza sul Giappone per altri 250 anni, è sempre stata venerata come uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Il grande santuario di Nikkō, che circonda la tomba di Ieyasu Tokugawa, in origine modesto, venne fatto espandere nella prima metà del 600 per volere di suo nipote, il terzo shogun della dinastia. Fu soltanto con il terzo shogun, nel 1630, che i Tokugawa diventarono effettivamente la dinastia dominante del Giappone. E ci riuscirono soprattutto divinizzando il loro primo shogun, ovvero Tokugawa Ieyasu, che divenne un dio. Venne identificato come un dio shintoista, ma anche considerato una personificazione di Buddha e della medicina buddista, il che ha senso, poiché Ieyasu guarì una terra che era ferita. Per i due secoli successivi, quando lo shogunato Tokugawa regnava sul Giappone, la tomba di Ieyasu Tokugawa qui a Nikkō divenne una meta di pellegrinaggio molto popolare per la maggior parte della popolazione giapponese. Molte persone dovevano fermarsi di fronte allo Yumeimon, il cancello del sole, che è una costruzione incredibilmente appariscente, mentre altre erano autorizzate ad attraversarlo e ad accedere all'interno del santuario. E ancora meno persone potevano continuare il percorso e salire attraverso quella ripida scalinata di pietra fino agli alberi sui quali si trovano le spoglie di Tokugawa Ieyasu. Sorprendentemente, per quasi 250 anni dopo la sua sepoltura, Ieyasu Tokugawa rimase l'uomo più influente del paese, siccome durante tutto quel periodo il Giappone continuò a essere governato dal rigido sistema di leggi da lui stabilito, che fu mantenuto dagli shogun che gli succedettero. Una di queste leggi, che aiutò i Tokugawa a regnare così a lungo, costringeva i signori feudali, i daimyo, che avrebbero potuto tentare di rovesciare lo shogun, a vivere ad anni alterni vicino al castello di quest'ultimo. Di conseguenza, i daimyo erano spesso costretti a grandi spostamenti dalla propria residenza verso Edo, l'attuale Tokyo. Quando i feudatari si spostavano a Edo, dovevano lasciare moglie e figli a casa, i quali potevano essere utilizzati come ostaggi dallo shogun, che li considerava come dei potenziali rivali. Perciò, in realtà, quello era un semplice pretesto per controllarli. Un'altra importante legge proibiva la cristianità, che, come le armi da fuoco, era giunta in Giappone con i mercanti europei e che era vista come una minaccia all'ordine sociale nipponico e alla sopravvivenza del regime. Inoltre, per assicurarsi che questa nuova religione non prendesse piede, fu vietato l'ingresso nel paese, pena la morte, a quasi tutti gli europei. Il governo giapponese decise che permettere agli stranieri di sbarcare nei suoi porti, vendere le proprie merci, insegnare alle persone la propria lingua e magari convertirle alla propria religione era pericoloso. Quindi intorno al 1633 il Giappone cominciò a chiudere le proprie frontiere. In realtà gli scambi commerciali con la Cina e la Corea proseguirono. Ma per quanto riguarda gli europei, l'unica eccezione a questa regola per oltre 200 anni fu una piccola isola nella baia di Nagasaki, dove, a condizione di evitare qualsiasi attività missionaria, ad alcuni mercanti olandesi fu permesso di gestire una stazione commerciale. Nagasaki oggi è un importante porto e polo industriale.
In seguito alla massiccia espansione del suo porto avvenuta nel secolo scorso, l'isola di Dejima subì un'opera di riqualificazione che rese necessari alcuni espropri e che finì per inglobare l'isola nella città stessa. Negli anni 90, tuttavia, tutti gli edifici moderni che erano stati costruiti a Dejima vennero demoliti e sono ormai stati sostituiti con accurate riproduzioni degli originali edifici olandesi che una volta costellavano l'isola. Attualmente esiste un canale su un solo lato di Dejima, ma in futuro il piano è quello di ritrasformarla in un'isola scavando ulteriori canali su tutti e quattro i lati, come mostrato in questo modellino. Il maggiore esperto dell'incredibile storia di Dejima è Brian Burke Gaffney. L'isola ha all'incirca le dimensioni di un campo da calcio e in passato qui ci abitavano soltanto 10 o 15 olandesi in pianta stabile. Non c'era modo di lasciare Dejima se non attraverso il ponte, che però era strettamente sorvegliato. Gli olandesi erano letteralmente confinati sull'isola. Avevano accettato queste condizioni perché i profitti erano ottimi. Il bene più esportato da Dejima era il rame e gli olandesi ne acquistavano parecchio perché il rame giapponese era molto puro. Riuscivano a ricavarne enormi guadagni rivendendolo all'estero. Quando una nave olandese giungeva nel porto, di solito in primavera o in estate, ovviamente era carica di migliaia di marinai che sbarcavano sull'isola. Ma quando in autunno ripartiva, l'esistenza degli olandesi sull'isola era molto solitaria. Uno storico racconta che le giornate degli olandesi iniziavano con gin e tabacco e che si concludevano ogni sera con tabacco e gin, per evidenziare quanto tediosa fosse la loro vita quando si concludeva la stagione del commercio. A parte il gin e il tabacco e la compagnia degli altri commercianti, l'unica cosa che alleviava la solitudine degli olandesi era il permesso di portare alcune donne giapponesi sull'isola. Alcune donne giapponesi che venivano a Dejima restavano per pochi giorni, altre per diversi anni. Erano ovviamente quelle che oggi definiamo delle prostitute, che venivano ingaggiate per fare compagnia agli olandesi. Ma la realtà dei fatti è che intrecciarono relazioni molto intime con essi, fecero dei figli con loro e formarono delle vere e proprie famiglie. Sappiamo, ad esempio, di un medico olandese di nome Martin Remey che ospitò una cortigiana nei suoi appartamenti per 3 giorni. Sembra che non volesse lasciarla andare via, ma lei se ne andò e lui lasciò un biglietto con su scritto che se non poteva vivere con la donna che amava, allora non poteva più continuare a vivere. Così scomparve e il capitano di stanza sull'isola diede il via alle ricerche. Fu un evento eccezionale per Nagasaki all'epoca. Tutti cercavano questo olandese per le strade. Si scoprì che aveva scalato le mura, forse con l'intenzione di suicidarsi, ma alla fine era salito su una nave cinese dove fu ritrovato. Questo è un altro esempio di come molti di quegli olandesi fossero allo stremo qui sull'isola e cercassero conforto nelle donne giapponesi in quella situazione. La singolare presenza dei mercanti olandesi a Dejima, gli unici occidentali a essere ammessi in Giappone per oltre 200 anni, si concluse negli anni 50 del 1800, quando le navi da guerra americane, russe ed europee cominciarono ad arrivare sulle coste nipponiche, rivendicando il diritto al libero commercio. Sapendo di non avere abbastanza potenza militare per resistere, lo shogunato Tokugawa si arrese e aprì le frontiere al mondo. Nagasaki, in particolare, si trasformò presto in un grande insediamento internazionale che ospitava molti commercianti e uomini d'affari stranieri. Questa casa, risalente al 1863, è il più antico edificio europeo del Giappone. Apparteneva al più famoso dei primi imprenditori stranieri, Thomas Glover, uno scozzese che in un certo senso fu fondamentale per il rovesciamento dello shogunato del 1868, meglio conosciuto come la Restaurazione Meiji.
Nel 1863 organizzò in segreto il viaggio di un gruppo di giovani riformisti per Londra, che furono i primi studenti giapponesi ad andare all'estero. Era un bel gruppo. Non so se li scelse lui o se si candidarono loro, ma alla fine si rivelarono tutti enormemente intelligenti. Impararono l'inglese e si adeguarono al sistema occidentale molto in fretta. Tornarono in Giappone e furono loro, effettivamente, a rovesciare lo shogunato. Infatti, dopo la caduta dello shogunato, uno di questi uomini divenne il primo ministro del Giappone, mentre un altro fu il primo ministro degli affari esteri. L'obiettivo della restaurazione Meiji era ripristinare il potere dell'imperatore Mutsuhito, che all'epoca aveva soltanto 15 anni, per cui il vero potere era nelle mani di questi nuovi politici giapponesi e degli uomini d'affari. Uno dei risultati della restaurazione fu che i vecchi signori feudali, i daimyo, persero tutti i loro castelli e anche le grandi ville di Edo, dove lo shogun li obbligava a vivere ad anni alterni. Dall'area di Tokyo, dove un tempo vivevano i daimyo, partì la trasformazione del Giappone nella superpotenza economica che è oggi, nel XXI secolo. Il distretto di Marunouchi è attualmente il primo distretto economico del Giappone e un quartiere in cui le proprietà immobiliari sono fra le più care al mondo. Solo 150 anni fa, tuttavia, era estremamente diverso, come ci spiega lo storico Mark Obold. Marunouchi significa zona tra il fossato interno e quello esterno del castello di Edo e in passato contava una sola strada, chiamata Vicolo del Daimyo, a causa dell'alta concentrazione di signori feudali di alto rango, molto vicini agli shogun Tokugawa. Quest'area alle mie spalle era piena di palazzi fino a perdita d'occhio. Per spazzare via il passato, però, il nuovo governo Meiji demolì tutti i palazzi dei daimyo e vendette il terreno agli imprenditori edili, che trasformarono la zona nel primo quartiere economico moderno del Giappone. Quando le residenze del daimyo scomparvero, il primo complesso di uffici a sorgere nel distretto di Marunouchi fu la sede della Mitsubishi. Era una moderna costruzione in mattoni di tre piani. Può non sembrare un granché oggi, ma per un giapponese del 1890 era un edificio spettacolare. Fino ad allora la maggior parte degli edifici erano costruzioni in legno di due piani, perciò era qualcosa di davvero esotico. Oltre a essere il quartier generale della Mitsubishi Corporation, questo edificio ospitava anche la sede centrale della banca Mitsubishi. Ci troviamo nella sede della banca Mitsubishi. E questo palazzo era davvero impressionante per una persona del periodo Meiji, che non aveva mai visto soffitti così alti o un edificio con spazi così ampi. Come vedete, ci sono anche degli sportelli in stile occidentale. Sono cose che diamo per scontate, ma erano una novità in quel periodo in Giappone. Erano il simbolo della nuova economia, del nuovo potere. Non erano più i signori feudali ad avere il controllo del paese, ma la finanza e l'industria. Non ci volle molto prima che l'incredibile rivoluzione economica e industriale del Giappone di questo periodo mostrasse le sue conseguenze militari. Diventato in fretta la prima potenza militare non occidentale del mondo, il Giappone sconfisse la Russia nel 1905, annesse la Corea nel 1910 e in seguito al crescente nazionalismo invase brutalmente la Cina nel 1937. Infine, allo scopo di creare un vasto impero asiatico, nel 1941 attaccò Pearl Harbor. Dopodiché, i giapponesi lanciarono attacchi in tutto il Pacifico e nel sud-est asiatico. In sei mesi, Guam, Hong Kong, le Filippine, le Indie orientali olandesi, la Malesia, Singapore, l'Indocina francese, la Thailandia e Burma
vennero conquistate con una spietata e vincente campagna militare. Ma a causa della Seconda Guerra Mondiale, le conquiste del Giappone ebbero vita breve. In 3 o 4 anni, al costo di milioni di vite, la situazione si ribaltò, in larga parte grazie all'incredibile potenza militare degli Stati Uniti, che i giapponesi erano stati abbastanza avventati da attaccare. Quando le potenti forze armate statunitensi riconquistarono i territori dell'impero nipponico, avvicinandosi sempre più al Giappone, i disperati difensori del paese si lanciarono in attacchi kamikaze. In ogni isola vicina al Giappone, i soldati combattevano fino alla morte e divenne chiaro che un'invasione diretta del paese sarebbe costata un impensabile numero di vite americane. Di conseguenza, nonostante i massicci bombardamenti delle città giapponesi avessero già ucciso un enorme numero di civili, gli americani decisero di utilizzare una nuova, terrificante arma fresca di invenzione. La bomba atomica fu sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945, cancellando 10 km quadrati di città in un istante. Incredibilmente, il Giappone non si arrese. Dunque, 3 giorni dopo, una seconda bomba atomica venne lanciata su Nagasaki. Resosi conto che la resistenza sarebbe stata inutile, il Giappone si arrese pochi giorni più tardi. Su entrambi i fronti, milioni di vite erano andate tragicamente perdute durante la guerra nel Pacifico, ma almeno era finalmente finita. Oggi i devastanti effetti della guerra in Giappone vengono commemorati nel centro della città di Hiroshima, che non venne mai ricostruito. Attualmente c'è solo un tranquillo parco nel cuore della città. Ma fino a quel preciso momento, le 8:15 del mattino del 6 agosto del 1945, quest'area era attraversata da molte strade, brulicanti di persone. Al di sotto di un arco commemorativo, nel centro del parco, un sarcofago di pietra contiene un registro dove sono iscritti i nomi di ogni singola persona che morì per le conseguenze dell'utilizzo della bomba atomica. Quando la bomba detonò, circa 70.000 persone rimasero uccise all'istante. Altre 70.000 morirono entro la fine dell'anno, molte a causa delle radiazioni e altre per le ferite riportate a causa degli incendi e dello scoppio. Anche molto tempo dopo, durante i decenni successivi, decine di migliaia di persone, più di 200.000, morirono per le conseguenze dirette dell'attacco nucleare che avevano subito. In meno di un secondo, Hiroshima fu trasformata da città frenetica ad un vero e proprio inferno, nel quale tutto venne distrutto, tutti vennero feriti, migliaia di persone morirono bruciate o rimasero ustionate. Perciò fu qualcosa di inimmaginabile. Nessuno poteva pensare che una bomba potesse causare effetti simili. L'unico edificio del centro che non venne completamente distrutto dalla bomba, il Salone per la Promozione Industriale di Hiroshima, venne preservato ed è il punto di interesse più celebre del Parco della Pace. Costruito in cemento armato molto resistente, ironicamente sopravvisse proprio perché era vicinissimo al punto dello scoppio, che tecnicamente è detto epicentro. La bomba detonò quasi direttamente sopra l'edificio. Dunque la massiccia onda d'urto non lo investì di lato, ma verso il basso, e le colonne verticali della struttura riuscirono a resistere. Oggi, all'interno del Museo della Pace di Hiroshima, i pochi fortunati che sopravvissero al bombardamento, come Keiko Ogura, tengono regolarmente delle lezioni riguardo la loro esperienza, nella speranza che gli ascoltatori li aiutino a diffondere il messaggio che le armi nucleari non dovrebbero mai più essere usate. Io avevo 8 anni a quel tempo. Vivevo all'incirca a 2,5 km di distanza dall'epicentro.
In seguito all'esplosione non riuscivo a vedere più niente. Vedevo tutto bianco. Era quasi come se i miei occhi fossero stati coperti con un tessuto bianco e contemporaneamente sentii uno scoppio, un'esplosione molto forte da qualche parte vicino a me e l'onda d'urto mi fece cadere a terra e persi i sensi. Quando infine riaprii gli occhi, tutto intorno a me c'era solo buio. Moltissime persone ferite si precipitarono nella mia zona e la loro pelle si staccava. I lembi penzolavano, ma poi anche coloro che non avevano ferite o ustioni all'improvviso cominciarono a morire. Ci chiedevano perché morissero, ma nessuno sapeva rispondere. Oltre alla distruzione nucleare di Hiroshima e Nagasaki, quasi tutte le maggiori città del Giappone erano ridotte in rovina nel 1945, in seguito ai devastanti bombardamenti. Se consideriamo la sua schiacciante sconfitta, è incredibile quanto rapidamente il Giappone venne ricostruito nei decenni seguenti. Risorto dalle ceneri della guerra, diventò presto una delle economie industriali più importanti e tecnologicamente avanzate del mondo. Eretta 13 anni dopo la fine del conflitto, nel 1958, l'iconica Tokyo Tower era la torre più moderna e più alta del pianeta, un forte simbolo del Giappone come potenza economica globale emergente. In tempi più recenti, ovviamente, il paese ha continuato a modernizzarsi a una velocità impressionante ed è ormai la terza economia mondiale. Oggi, sebbene la Tokyo Tower sia stata da tempo superata in altezza da molte altre torri in diverse parti del mondo, Tokyo ospita un nuovo simbolo delle gigantesche ambizioni nipponiche. Conclusa nel 2012, la Tokyo Skytree è alta 634 metri, quasi il doppio dell'altezza della Tokyo Tower costruita nel 1958. La vecchia torre, come sappiamo, era già stata superata da tempo da altre torri in altri paesi. Ma oggi il Giappone detiene di nuovo il record, poiché la nuova Tokyo Skytree è attualmente la più alta torre del pianeta. Come la Tokyo Tower, la Skytree svolge principalmente la funzione di torre per le telecomunicazioni. Le trasmissioni della vecchia Tokyo Tower, infatti, erano disturbate dai numerosi nuovi grattacieli della zona che bloccavano i segnali. Ma la torre Skytree supera in altezza qualsiasi altro edificio della città e dunque ha un potere di trasmissione fantastico. Ovviamente, la vertiginosa altezza della torre Skytree fornisce anche una grande opportunità per godere di una spettacolare vista sulla splendida città di Tokyo. C'è un panorama favoloso da questa torre, eppure da qui si riesce a vedere solo una piccola parte della città. Non c'è da stupirsi, poiché l'area metropolitana di Tokyo è la più ampia del pianeta, con una popolazione di quasi 40 milioni di persone. Proprio nel centro, nel distretto di Marunouchi, troviamo la stazione di Tokyo, che non solo è tra le più affollate del mondo, ma è anche un impressionante simbolo degli straordinari cambiamenti che hanno trasformato il Giappone nel corso degli ultimi 150 anni. Costruita nel periodo Meiji, dove prima sorgevano i palazzi dei signori della guerra, che dal 1600 avevano dominato la zona per secoli, la stazione originale venne quasi completamente distrutta nel 1945, durante i raid aerei della Seconda Guerra Mondiale, per poi risorgere proprio come lo stesso Giappone, durante il sorprendente boom economico che interessò il paese in seguito al conflitto. Le aggressive mire espansionistiche del Giappone, nella prima metà del XX secolo, erano state un fallimento sanguinoso e vergognosamente deludente.
e lasciarono la nazione e l'intera regione in rovina. Ma incredibilmente, una volta ristabilita la pace, il Giappone, nel corso degli anni 60, diventò la seconda potenza economica del mondo. Ovviamente solo il tempo ci svelerà che cosa riserverà il futuro al paese. Ma una cosa è certa: la sua straordinaria cultura e le sue antiche e preziose tradizioni, come sempre, verranno saldamente preservate. Tendiamo a contrapporre il passato e il presente del Giappone. Consideriamo il passato tradizionale e il presente quasi futuristico. In Giappone però queste due cose non sono in contraddizione. I giapponesi dicono: abbraccia il futuro rispettando il passato. Il futuro del Giappone è incerto, ovviamente, ma comunque vada, sarà senza dubbio avvantaggiato dalla straordinaria ricchezza storica del suo passato.